Buongiorno, allora, oggi postazione computer. Oggi è giovedì, stamattina è iniziata proprio, lasciamo perdere. Praticamente mi chiama Samuele appena avevo portato i figli a scuola, mi chiama, mi dice sono rimasto fuori casa, portami le chiavi. Quindi sono dovuta tornare a casa, dovevo fare delle cose. Poi finito le pulì, casa al volo, al volissimo proprio, avevo lezione alle 10 in palestra, vado giù alle 10, non c'era nessuno, ragazzi. Non sono neanche entrata, ho visto che non c'era manco una macchina, ho preso e me ne sono andata. Anche perché insomma, cioè, solo con me mi sembrava una cosa fuori dal mondo, insomma, una perdita di tempo. E quindi ho preso e me ne sono andata e niente, adesso mi sono messa al computer e niente, ultimamente sto litigando con i corrieri perché mi ha mandato, io ho ordinato abbiamo ordinato con Samuele dei guantoni su Amazon. Dovevano arrivare 2 settimane fa e hanno ritardato. Dico, vabbè, può capitare perché, cioè, ci sta, insomma, che può capitare ogni tanto che ritarda qualcosa, no? Può capitare. Mi mandano un messaggio quelli proprio del negozio e mi dicono: guarda, la tua spedizione è in ritardo. La tua spedizione è in ritardo. Se vuoi. Te la dobbiamo far arrivare praticamente il 2 di novembre perché l'1 è festa. Va bene, dico, fatemela arrivare il 2 di novembre a casa. Il 2 di novembre passa, sta spedizione arriva. Allora io mi sono cominciata un po' a girare. Poi pure Samuele, comunque gli servono perché sono non tanto i guantoni, perché un paio di guantoni li ha trovati usati, ma più che altro le fascette perché sennò si fa male al polso. E chiedo che fine abbia fatto sto pacco. Praticamente mi rispondono: guarda, abbiamo parlato con Bartolini, il tuo pacco è andato smarrito. Cioè, io lì così dico: come smarrito? Cioè, mi avete fatto aspettare 2 settimane e mezzo e mi dite che è smarrito? Cioè. Allora ho preso, dice che facciamo? Vuoi che ti rimborsiamo? Dice se vuoi ti rimborsiamo. Ho detto sì, assolutamente rimborsatemi. Infatti finisce lì la cosa, sia con il negozio che con il corriere. Per me era racchiusa là. Vado a cercare, diciamo, di riacquistare questi benedetti guantoni e queste benedette fascette. Li compro da un altro, in un negozio proprio, in un sito che è di un negozio e vado a fare tutto quanto, perfetto, praticamente mi è arrivato il messaggio che oggi spedivano il pacco, poi relativamente anche vicino perché questo negozio si trova a Firenze, quindi da me sono almeno un paio d'ore, quindi ci sta, è anche abbastanza vicino, cioè non è che deve venire da Milano per farvi capire. Il corriere è Bartolini. No, dico, speriamo che stavolta non c'è cosa nel pacco. Cioè, io guarda, ma come si fa a smarrire un pacco? Vabbè, comunque, a parte questo, sto aspettando un altro pacco di Amazon che mi doveva arrivare e che non mi è ancora arrivato, ragazzi, sto incrociando le dita perché è una cosa di Natale. Che volevo che per i bambini e quindi mi piaceva. Poi a parte questo qui che ho preso io, altri non ce n'erano, quindi spero vivamente che arrivi almeno questo. E insomma, sta giornata è iniziata proprio alla grandissima. Poi quest'anno c'è anche la comunione di Aurora e stamattina parlavamo con un po' di mamme, facevamo un po' il conto di tutto quello che dobbiamo andare a pagare. Lasciamo perdere, cioè delle cose assurde. Poi comunque
per via del Covid, in chiesa possono entrare solo 5 persone, oltre alla famiglia del bambino, quindi oltre ai genitori, scusate, oltre ai genitori del bambino, quindi praticamente io Alessandro lo devo contare nelle 5 persone. Quindi, visto che siamo democratici, qua da me facciamo due parenti di Samuele e due parenti miei, cioè, raga, sarà un disastro. Io secondo me non chiamo proprio nessun parente e faccio io la mia famiglia, cioè la mia famiglia, io, Samuele, i figli e stop dentro la chiesa. Poi tutto il resto viene a mangiare direttamente, perché, cioè, non si può. Non si può assolutamente, cioè metti le persone in condizioni di dover scegliere, di dover fare una scelta. Cioè io ho i miei suoceri che praticamente sì, ci verrebbero, ma mio suocero praticamente non può venire perché è attaccato all'ossigeno. I miei genitori non ci sono, quindi non vanno contati. Io praticamente non ci avrei nessuno da far venire. Cioè, io sono da sola, sono io, non ho nonni da parte mia che possano venire alla comunione di mia figlia, quindi mi sa che noi non facciamo venire proprio nessuno. Siamo solo noi quattro e pace fatta, così non si fanno problemi nessuno, noi non ci facciamo problemi, nessuno si offende, perché poi c'è anche chi si offende, raga. C'è anche chi si offende. Io infatti aspettavo sta comunione proprio della serie, speriamo che non arrivi mai. Perché è un disastro la comunione, secondo me, mette a repentaglio gli equilibri familiari dei parenti, tutti, cioè è una cosa assurda, solamente per il fatto di doversi, cioè perché ti senti obbligato perché è un tuo parente, cioè non, no, io ti invito se ho voglia di invitarti, non ti invito perché sei il cugino, lo zio lontano, il cugino, secondo, cioè non esiste, io invito chi voglio, punto e basta. Ho avuto l'esperienza del matrimonio dove per dar retta a mia suocera e a mia madre ai tempi ho mandato inviti in lungo e largo a gente che poi comunque è passato la giornata del matrimonio, a parte il fatto che qualcuno proprio non si è fatto manco sentire per dire no, guarda, non vengo, cioè proprio delle cose assurde, una maleducazione infinita. Però ci sono state persone che una volta che è finito quello, poi basta, sono morte, sparite, non si sa più che fine abbiano fatto, non ti chiamano. Cioè, mio suocero è stato male ultimamente, ci fosse stato un parente di mio marito che abbia chiamato per sapere come stesse, cioè addirittura quelli che comunque stanno qui dove stiamo noi, non vi dico quelli che stanno in altre parti d'Italia, ma almeno quelli che stanno qui, che sono anche vicini di casa. Dei miei suoceri non si so proprio né fatti sentire né fatti vedere, cioè, ma manco Pio, quindi lasciamo perdere. Quello è un discorso un po' troppo lungo. Sarebbe un discorso un po' troppo lungo. Comunque, mi metto a finire di fare delle cose al computer, che voglio cercare, diciamo, un po' di, mi voglio avvantaggiare un pochino, voglio cercare un po' di idee per le bomboniere, per i vestiti, eccetera, eccetera. Quindi niente, ci vediamo tra un po'. Eccoci qua, allora sto preparando il pranzo. Per pranzo io ho il pesce, il purè come carboidrato e ho i funghi che ho già messo nel piatto. Invece i miei figli hanno la pasta di Halloween. Aspettate, la metto di qua, ok. La pasta di Halloween che è qui dentro, questa pasta qua della Lidl con il tonno. E poi se vogliono un po' di purè gli do anche il purè. Oggi è una giornata un po' freddina, infatti ho pure acceso. Sì, ho pure acceso. E stavo guardando Alice in Borderland, che sarebbe, diciamo, su ispirazione, no, su ispirazione, diciamo, come più o meno Squid Game, sulla stessa scia di Squid Game. Però fatto in un altro modo, più col cellulare, insomma, è tutta una cosa un po' più contorta di Squid Game. Effettivamente Squid Game era più semplice, tra virgolette, perché poi devo dire la verità, allora io l'ho visto tutto, non mi è piaciuta assolutamente la fine, ma non perché, diciamo, fa
fa capire che ci sia uno sviluppo ulteriore, quindi c'è un secondo, un seguito. Ma più che altro perché proprio non mi è piaciuta la finale, cioè è stata una finale un po' così, un po' scialba, non si è capito bene, non si è capito bene sto finale, sinceramente non mi è piaciuto. Di per sé Squid Game mi è piaciuto, non con questo invoglio a mettere in atto quello che succede ovviamente, cioè è puramente una questione estetica di fotografia, di tutto quello che concerne un telefilm, è fatto nei minimi particolari. L'ho già detto, mi sa, in un altro video, quindi mi è piaciuto. E voglio vedermi adesso su Amazon Prime, invece, su quello di Carlo Verdone, quello su Carlo Verdone. E poi ho visto che praticamente sempre su Amazon Prime, c'è la docu-fiction, chiamiamola così, sui Ferragnez. E quella l'ho da vedere per forza. Niente, adesso finisco di preparare il pranzo, pranziamo e poi, come sempre, i compiti. Allora, ragazzi, risiamo un'altra volta in camera. A me fa malissimo la pancia. Sono tornata adesso da calcetto. Che Alessandro è a calcetto e mi fa malissimo la pancia. Vediamo un po', non so se è per il ciclo, per altre cose, boh, comunque mi fa malissimo. Come al solito, questo vlog me lo sono un po' perso perché ovviamente vado a calcetto, poi mi metto in macchina a studiare la canzone con Aurora e mi perdo. Però va bene. Adesso sono in attesa che Samuele venga, faccia il cambio dei vestiti e se ne vada a fare pugilato. Io invece preparo la cena, ceno perché non lo aspetto, ragazzi. Cioè, non è proprio una cosa fattibile. Io ho troppa fame e quindi lui cenerà dopo e niente. Oggi c'è stato il consiglio interclasse, la classe di Alessandro. Vabbè, sono prima elementare. E la classe di Aurora invece spero che non venga con una nota perché se no confermerebbe quello che le maestre hanno detto, cioè che alle ultime ore sono tutti un po' scalmanati perché faticano. Però niente, speriamo che non venga con una nota perché se no veramente c'è, cioè, lì anche una bestia. Anche perché Aurora non è una che fa casino, però è una che si fa trascinare molto. E sinceramente, lei dice che non è una di quelle che fanno casino, e ok, anch'io penso che non sia una di quelle che fanno casino, però una mano sul fuoco io non ce la metto mai. Quindi spero che non venga una nota, se no conferma quello che dicono le maestre e saranno dolori amari. Detto ciò, io adesso mi stendo un attimo sul letto perché mi fa malissimo la pancia. Speravo di poter riuscire a stare un po' seduta, ma non riesco. Volevo cominciare ad editare questo vlog. Volevo cominciare ad editare questo vlog, ma non riesco. Madonna, sembra che c'ho le labbra rifatte. Oddio, che roba. No, queste sono le mie, ragazzi, sono rifatte, però guardate. Cioè, sembra che c'ho le labbra rifatte. Oh, madre santa. Va bene, niente, mi stanno un attimo perché ne posso più. E dopo, semmai, vi faccio vedere la cena. E vi salutiamo io e i bimbi perché Samuele non ci sarà, ovviamente, perché sarà bocche se. Ah, e mi è arrivata la mail di Bartolini che domani consegnano i guantoni e le fascette. Quindi stavolta, ragazzi, ci siamo riusciti. Stavolta sì. Ragazzi, indovinate un po', mi sono dimenticata di farvi vedere la cena. Sì, sono proprio, cioè, sono una youtuber proprio di quelle mancate. Però, cioè, però fortunatamente Samuele ancora non è tornato e quindi posso farvi vedere
Quello che ho mangiato pure io. Cioè, vedi, c'è bene perché praticamente so. Che fa? Aspetta. So, manca un quarto d'ora che torna, Ma quindi ci vuoi? proprio mi sono ricordata sul filo del rasoio. Allora, mo' vi faccio vedere quello che mangia lui. Allora, io e Samuele mangiamo questo: Brutto. fagiolini, riso venere. E uovo strapazzato. Questa ovviamente è la sua porzione, cioè vedete che comunque i carboidrati e le proteine sono tanti. La mia porzione è metà di quella sua di carboidrati e proteine. Le verdure sono di più le mie. Quindi diciamo che abbiamo un po' due alimentazioni con dei bilanciamenti diversi, perché lui, essendo un uomo e facendo un'attività sportiva differente dalla mia, brucia tantissimo. Scusate, ho parlato mentre guardavate il piatto. I bambini hanno mangiato uovo strapazzato e purè Alessandro, uovo strapazzato e petto di pollo Aurora. E adesso mangiano la frutta. Io pure finisco di mangiare perché ce l'ho ancora nel piatto, cioè mi sono ricordata veramente all'ultimo. Mangiano la frutta, poi sparecchio la roba nostra, lascio solamente la roba di Samuele e basta, e guardiamo la TV. Lasciate 700 mi piace. 700. L'ho cresciuto bene. L'ho cresciuto bene, mi fa anche da segretario. Va bene, io e Ale vi salutiamo. Sì. Ciao ciao, Aurora saluta che ci sei Ciao. anche tu laggiù. Arara. Ciao, iscrivetevi, mi raccomando.